In realtà già risposto a questa domanda perché ti ha chiesto la Movida o un'opportunità o un problema, ha detto un'opportunità che crea problemi, quindi ha unito le due cose, ma direi che possiamo partire da questo. Io mi sono appuntata di due aspetti, accendere le luci sulle città, perché tutte le grandi città come Milano ma anche altre metropoli europee certo non si alimentano da sole, allora bisogna collaborare insieme e cercare di capire come superare i concetti. A questo proposito passo la parola a Francesco Maietta, che è presidente delle politiche sociali di CEPES, che illustrerà in modo più analitico la ricerca e l'indagine. Prego, si può accomodare al podio perché dobbiamo mostrare anche delle slide. Grazie, buongiorno. Dunque, abbiamo realizzato questa grande ricerca sulla Movida, è una ricerca che è caratterizzata da molti aspetti, è una ricerca molto ampia, l'abbiamo realizzata in modo cooperativo in tre città, Milano, Roma e Catania, ma è una ricerca che è fatta di tanta osservazione, moltissimi incontri e tutti gli strumenti tipici della ricerca sociale, quindi vedrete ci sono anche dati sostanzialmente inediti. È stata un'occasione per attraversare un fenomeno di massa e io direi anche per avere una visione assolutamente anche originale del fenomeno rispetto alla rappresentazione che tradizionalmente ne viene fatta. Io illustrerò alcuni concetti che secondo noi sono chiari. Naturalmente il CEPES analizza il fenomeno soprattutto da un punto di vista sociale, della sua dimensione sociale e dei suoi risvolti sociali. Quindi vedrete ci sono una serie di elementi di interpretazione utili poi per avere soluzioni da un punto di vista operativo. Primo aspetto, la Movida è un fenomeno di massa, è un fenomeno coinvolgente, è uno dei fenomeni che hanno al loro cuore la relazionalità, la voglia di stare insieme, di vivere determinati contesti, dei luoghi, delle città grandi e piccoli. Osservate i numeri, ve ne darò non molti, però a nostro avviso sono estremamente utili. Voi considerate che noi abbiamo 29 milioni di italiani che sostanzialmente dichiarano che escono la sera o notte, cioè gli capita di uscire la sera o notte. 19 milioni vanno nei luoghi della Movida, sono circa 19 milioni, ed è chiaro che questo è un numero che parla di un fenomeno di massa. Ne abbiamo 22 milioni perché i luoghi della Movida e i centri storici non sempre coincidono, e Milano lo dimostra, 22 milioni che vanno nei luoghi storici del proprio comune o di comuni, nei centri storici del comune o di comuni limitrofi, parliamo sempre di uscite serali o notturne, quindi tendenzialmente fuori dagli orari di attività, dagli orari produttivi. E poi abbiamo 8 milioni di persone che quando escono vanno anche in quei locali che sono tipici, diciamo, della Movida. Se noi prendiamo gli abituali, cioè coloro che escono almeno una volta a settimana, come vedete siamo comunque di fronte a fenomeni di massa importanti, significativi, di persone che vivono nelle loro relazioni negli spazi pubblici e tutto quello che fa da corollario. 15 milioni e 600 mila escono la sera notte, 4 milioni e 300 mila sono gli abituali della Movida, cioè coloro che ci vanno almeno una volta a settimana. 8 milioni e 400 mila sono stime, quindi circa, e parliamo di maggiorenni, perché naturalmente tecnicamente queste stime che nascono da indagini di popolazione, quindi noi parliamo di persone che hanno almeno 18 anni, e vedrete che poi la Movida è un fenomeno coinvolgente anche quando l'età si abbassa. E poi abbiamo oltre 6 milioni che escono anche per andare nelle tipologie locali che voi vedete. Ora, quindi, il primo punto fondamentale. Quando parliamo di Movida parliamo di un fenomeno di massa e, come vedete, è un fenomeno certamente giovanile. Se noi ci concentriamo sugli abituali, vedete che sono 2 milioni e 600 mila i 18 e 29 anni che vanno almeno una volta a settimana nei luoghi della Movida. Ma ci sono anche 1 milione e 100 mila adulti e 560.000 oltre i 44 anni. Se poi andiamo tra i frequentatori non così, diciamo, intensi della Movida, vedete che abbiamo numeri importanti tra coloro che non sono tecnicamente giovani. E poi abbiamo la categoria significativa delle persone che vivono sole, che è una componente che sta crescendo
e che per una serie di motivi probabilmente invece più la propria relazionalità fuori dal contesto familiare. Ora, naturalmente, attenzione, primo punto da fissare, che esce e vedrete dalle rappresentazioni mediatiche tradizionali. Cioè, è un fenomeno che è vero che coinvolge i giovani, i laureati, i residenti dei comuni più grandi, però ci dicono i numeri che è una partecipazione trasversale alle classi di età, alle aree geografiche, è nei comuni grandi come nei comuni piccoli. Quindi, primo punto, ripeto, partiamo da qui. Gli italiani saremo infelici, saremo in difficoltà, saremo impauriti, ma questa è la situazione. Ci piace vivere la relazionalità, questo è il concetto chiave, fuori dal contesto familiare. Non siamo un popolo, non siamo diventati un popolo di pantofolai che vuole vivere nel privato esclusivamente le proprie relazioni. Osservate poi le motivazioni per cui si va nei luoghi della comunità. È certo per andare in determinati esercizi pubblici, il 69%, ma ci si va anche per altre motivazioni. Osservate la motivazione direttamente relazionale, oltre il 59% ci va per incontrare amici, per passeggiare, per convivialità, per stare insieme, poi il 56% per andare nel ristorante, per attorie, sì, e poi c'è anche la dimensione culturale, cioè gli eventi culturali, laddove ci sono, nelle notti bianche sappiamo che c'è un'articolazione di offerta, e poi c'è laddove possibile anche fare shopping. Coloro che vanno nei luoghi della movida esclusivamente per andare in pub, discoteche, disco pub, cioè nelle tipologie di locali che afferiscono più tipicamente alla movida, sono 816.000. Stiamo parlando degli abituali della movida. Allora, fenomeno di massa, fenomeno che ha una serie di motivazioni trasversali, cioè si va nei luoghi della movida innanzitutto per stare insieme, poi per fare tutte quelle cose, tra cui anche un bere sano, che aiutano e ci consentono di vivere bene la convivialità. Attenzione, c'è anche una domanda inespressa di relazionalità, cioè oltre un terzo degli italiani dice io vorrei uscire di più la sera, la notte, se mi fosse possibile. Oltre il 67% dei giovani vorrebbe uscire di più e ci sono 2 milioni di persone che non escono mai la sera alla notte, ma che vorrebbero farlo. Allora, c'è una grande espressione di relazionalità che trova sfogo, trova espressione nei luoghi della movida, ma ce n'è una componente insoddisfatta su cui sarebbe importante lavorare, perché attenzione, la relazionalità è l'elemento fondamentale della qualità della vita delle persone, della qualità della vita delle nostre città e dei luoghi storici. Abbiamo fissato quindi il primo punto della ricerca, fenomeno di massa trasversale. Secondo punto, noi sappiamo che la movida non ha buona stampa, cioè la rappresentazione mediatica per una serie di motivi è negativa. Molto rapidamente, come voi sapete, la movida è un termine che ha una tradizione quasi eroica, cioè la Madrid post-franchista. Allora, alcuni nomi, Almodóvar, Agatha Ruiz de la Prada e altri nomi diventati famosi, sono un po' le eccellenze nate in quel distretto della creatività, che era i luoghi della movida di Madrid degli anni Ottanta. Allora c'era la relazione tra l'incontro, la convivialità, lo stare insieme, ritrovarsi in certi locali, in certi esercizi pubblici, e il giorno dopo, cioè la progettualità creativa, imprenditoriale, eccetera. Poi questa dimensione del distretto si è un po' persa, è rimasta quella del luogo in cui si concentrano gli esercizi pubblici, gli spazi pubblici dove la gente si incontra, sta insieme, ha convivialità. Poi veniamo al nostro paese e lì c'è uno slittamento semantico, abbiamo detto, una torsione, per usare dei termini, diciamo, che rinviano a un concetto fondamentale. La movida finisce per avere una rappresentazione negativa. Poi parliamo della realtà. La rappresentazione negativa, se voi lanciate il termine movida su Google, vi usciranno tutta una serie di termini negativi: problemi, arresti, ubriachi, violenza, spaccio di droga, eccetera, eccetera. Quindi rappresentazione mediatica negativa. Ma qual è la percezione degli italiani? Che la vivono, ma anche di coloro che non la vivono, cioè la percezione collettiva degli italiani. Questa, qui abbiamo riassunto questa visione negativa della movida che ha corso sui media e che basta dire la cronaca locale o la cronaca nazionale per trovarla. Agli italiani abbiamo chiesto, ma la movida che cosa vi evoca?
La movida è cosa buona, cioè ricorda, richiama luoghi della città dove si può passeggiare, mangiare, stare insieme ad amici, cioè posti dove trascorrere momenti piacevoli. È l'idea di quasi il 56% degli italiani, di oltre il 92% dei giovani, poi lo pensa il 60% dei maschi e l'84% dei laureati. Guardate che naturalmente al crescere dell'età coloro che la vedono come una cosa positiva diminuisce, ma anche tra gli adulti e gli anziani ci sono quote importanti che la vedono come un fenomeno positivo. E tra l'altro lo rendono molto abbastanza importante per la propria città oltre il 63% degli italiani, per la qualità della vita di tutti e perché ovviamente contribuisce al buon brand della città, come si dice, cioè ad attrarre turisti. Quindi, movida nella percezione collettiva, anche se i media per una serie di motivi che associano tutti i termini negativi e una serie di fenomeni di fatti di cronaca che magari con la movida hanno poco a che vedere, la percezione collettiva degli italiani è positiva. Secondo punto fondamentale, fenomeno di massa, percezione positiva, che è diversa da quella che passa sui media, cioè la movida come hub di relazionalità. Abbiamo usato questo termine tecnico, sappiamo tutti che sono i luoghi in cui andiamo a cercare momenti di convivialità. La mala movida è la rappresentazione mediatica, ma è anche una torsione che si è verificata nella realtà di alcuni luoghi della movida. Cioè la ricerca ci dice che esiste un fenomeno nuovo, diverso, che è una sorta di tumore della movida, una degenerazione patologica della movida, che va tenuta distinta dalla movida, che si svolge nei luoghi della movida, ma che è una cosa diversa da essa. E bisogna fare attenzione a non confondere i due fenomeni. Ed è quello che noi abbiamo chiamato per capirci la mala movida. E che cos'è la mala movida? Noi l'abbiamo voluta riassumere in una cosa immediatamente impressiva, è visibile e comprensibile. Al suo cuore c'è il consumo, anzi l'abuso di alcol, perché è l'incontro, è un connubio nefasto tra una domanda di alcol infinitamente elastica verso l'alto, soprattutto di giovani e giovanissimi, e la scelta di alcuni operatori, imprenditori, gestori di puntare sostanzialmente sulla vendita di alcol come strada più veloce e rapida per massimizzare i fatturati e redditività. Su questo incidono una serie di fattori che poi vedremo. Ciò significa che sul mercato vince colui che punta fondamentalmente sulla vendita di alcol. Tutto il resto che caratterizza la vita dello stare insieme, la musica, l'evento culturale, tutti gli altri aspetti diventano ancillari, diventano dei costi, diventano qualcosa che incide negativamente sulla tua competitività e quindi vince l'imprenditore freerider, cioè l'avventuriero, colui che punta esclusivamente sul guadagno legittimo, per carità, però nelle modalità definite non tanto socialmente accettate, incontrando questa domanda infinitamente elastica verso l'alto. Al centro quindi c'è questo connubio nefasto che riguarda il consumo e l'abuso di alcol, a cui si aggiungono tutta una serie di altri comportamenti che sono tipici della malavita e che tutti conosciamo. Disturbi della igiene pubblica, inquinamento acustico, occupazione di suolo pubblico e spazi privati, tutto quello che rende la vita difficile ai residenti. E poi dopo c'è una certa aggressività, le liste, le varie violenze, eccetera, eccetera. Ma al centro della mala movida c'è questo connubio nefasto, una domanda che cresce in modo infinito verso l'alto e un'offerta che gli corre dietro, fatto da operatori opportunisti, astuti, chiamiamoli come vogliamo, che anche con politiche di prezzo aggressive, fanno tanti sui prezzi, corrono dietro e accumulano questa domanda. Attenzione, la movida l'abbiamo vista, la mala movida si svolge nei luoghi della movida, di solito diciamo si sviluppa ad ora tarda, quando il tasso alcolico è cresciuto, molto spesso legata a gruppi di giovani, a Milano abbiamo visto il fenomeno, che arrivano ad una certa ora, che hanno un rapporto ancora più difficile con il consumo di alcol. La mala movida di fatto impone le sue fenomenologie, la mala movida scaccia la buona movida. Ecco che nasce tutto quel fenomeno che noi conosciamo, che non si
riesce a controllare e genera poi quelle che chiamiamo le pulsioni proibizioniste, le pulsioni di chiusura. Noi abbiamo